Grazie ad Adriano Valerio che è venuto da Parigi oggi per presentare questo suo film. Lunedì sarà a Roma, incontrerà anche il Presidente della Repubblica per la cerimonia dei David di Donatello, alla quale speriamo, insomma, non diciamo niente, incrociamo le dita per lui, perché il suo film Banat è candidato come miglior opera prima. C'è una concorrenza dura, però insomma, credo che abbia tutti i numeri per potercela fare. Poi tanto lo vedrete, lo valutate, lo giudicate voi e ne parlate poi con Adriano, che intanto inviterei qua insieme a Simone, che poi ci aiuterà a facilitare questa discussione. Saluto. Buonasera, buonasera a tutti, mi fa molto piacere essere a Perugia, è una città alla quale sono legato da anni, nel senso che ho veramente presentato qui i miei primissimi lavori, anni e anni fa, pur essendo un giovane regista, perché vado per i 38, però mi chiamano giovane regista e penso che lo faranno per molto tempo ancora, spero. Non voglio parlare troppo del film, innanzitutto vi ringrazio per la curiosità, per essere qui. Forse l'unica cosa che è interessante dire prima del film è l'aneddoto. È la storia che mi ha fatto pensare di scrivere questa sceneggiatura, ovvero un amico a un certo punto, erano ormai 6 anni fa, 7 anni fa, un amico di Milano decise di andare a sviluppare una piccola attività imprenditoriale in Romania ed erano anni in cui c'era una fortissima immigrazione rumena verso l'Italia e a mio avviso un'immigrazione guardata da una certa parte politica, da una certa stampa, anche con pochissima umanità, nel senso che per miracolo ogni crimine perpetrato sul suolo italiano era attribuito a un romeno, così come fino a qualche anno prima era attribuito a un marocchino, definendo come marocchino chiunque venisse dal Nord Africa, e poi ci sono stati gli albanesi, non so se vi ricordate, una sorta di ritiro al bersaglio che cambiava anno dopo anno. E io pensai in quel momento che avrebbe potuto essere interessante raccontare una storia di migrazione al contrario, ovvero di provare a ribaltare il punto di vista. Per cui c'era un'idea politica che poi col tempo si è trasformata, però permane le idee politiche, poi sono rimasto affascinato osservando poi la vita mia, dei miei coetanei, leggendo, guardando dal tema dello spaesamento. Per cui questo film, e poi non aggiungerò nient'altro, è un film che parla dello spaesamento di una generazione, dello spaesamento dal punto di vista professionale e sentimentale. Non aggiungo nient'altro, se non un ringraziamento al Postmodernissimo per accogliere il mio film. E ancora voi per essere qui. Di solito partiamo dal titolo, non posso non partire dal titolo in questo caso, perché il titolo è importante, non è un titolo scelto a caso, perché Banat è di fatto una terra particolare che tu scegli di raccontare. Sì, beh, l'aneddoto che ho raccontato prima della proiezione è la regione della Romania dove si trasferiscono i personaggi del film. Anche se poi questa è un'aneddotica di. Non abbiamo potuto girare lì, perché essendo registi che abbiamo girato un'altra regione che si avvicina abbastanza caratteristica al Banat. Abbiamo fatto molta fatica a trovare il titolo di questo film, nel senso che c'erano i distributori, i produttori che volevano qualcosa di più ammiccante. Un titolo potenziale era Il tempo delle mele. Io non ero molto convinto perché secondo me era un po' fuorviante rispetto al contenuto del film. Qualcuno ha detto che era molto ironico, era molto interessante, io ho insistito. E la cosa che mi piace di Banat è che in un film sullo spaesamento, insomma, che la parola non vorrei abusarne, però per me è veramente la chiave di interpretazione del film,
È vero che in rumeno è il nome di questa regione, però in arabo significa donne e in ungherese significa dolore. E per cui mi piace anche che sia una parola per un italiano che non ha alcun senso e allo stesso tempo una parola che abbia significati molteplici. Il tuo film, dicevi, appunto, è un film che racconta uno spaesamento e che racconta anche, come il titolo, il resto del titolo del viaggio, anche un movimento di persone, in questo caso opposto a quello che noi ci aspettiamo. Parla anche però di confini reali, confini fisici e anche confini mentali. In un'Europa che vuole non avere più confini, ti domando, questo film racconta la possibilità che non ci siano neanche più confini mentali oppure no? Guarda, interessante questa domanda. La cosa, il dato anche in qualche maniera sociologico che mi ha molto affascinato mentre facevo la ricerca su questo film, c'è Giddens, che è un sociologo inglese, che ha parlato delle istruzioni conchiglia, ovvero l'oratorio, tutte le istituzioni che accolgono in qualche maniera un individuo fin dalla nascita, dai primi anni della vita, lo accompagnano per molto tempo. L'Italia, forse più di altre nazioni europee, ancora più di altre nazioni europee, era un paese in cui queste istituzioni conchiglia erano fortissime. Con queste istituzioni conchiglia parlo ad esempio dell'oratorio, parlo in generale del partito politico inteso come luogo di partecipazione politica. In Italia fino agli anni 80 in ogni paesello c'era la sede della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista. Parlo del posto di lavoro fisso, parlo della famiglia intesa in una certa maniera. Questi sono luoghi che sono situazioni che ancorano una persona al posto in cui è nata e la trattengono in qualche maniera. È stato studiato che, non è stato studiato, lo vediamo tutti noi, che c'è stato in qualche maniera in Italia un collasso di queste istituzioni l'una dopo l'altra negli anni, perché insomma, la partecipazione politica è diminuita, l'oratorio, insomma, il posto fisso era una chimera per molti, la famiglia nella sua maniera sta avendo un'evoluzione, e al contempo c'è stato lo scoppio dell'Erasmus, delle compagnie di volo a basso costo, degli scambi all'interno dei paesi delle comunità economiche europee, degli scambi lavorativi. Per cui proprio, tornando alla domanda sui confini, in qualche maniera i confini diventano più flebili quando le radici sono meno forti. Chiaro. E questo credo che sia quello che è accaduto e che sia accaduto alla mia generazione, in qualche maniera. E sono confini fisici di accessibilità ad altri luoghi, ma sono anche confini mentali, nel senso che c'è un'apertura, quando c'è un attaccamento poi tutto diventa possibile. Gli italiani sono un popolo di migranti, ma una persona della classe media italiana negli anni 80, ancorata alla partecipazione politica, all'oratorio, con un posto fisso, difficilmente avrebbe pensato ad andare a vivere in un posto lontano, a mio avviso. Condivisibile, assolutamente. Facciamo un piccolo passo indietro, perché questo di fatto è il tuo esordio al cinema lungo, cioè al lungometraggio, non hai fatto soltanto dei corti. Allora, mi domandavo, cambiare, fare quindi appunto un film da un corto, che cosa cambia nell'approccio alla storia che tu racconti? Cioè, avere più tempo a disposizione per raccontare una storia, cosa ti spinge ad approfondire? Forse la risposta è nei limiti che questo film può avere. Non so se li avete riscontrati anche voi, non so chi. Io ho molto tempo che non vedo questo film. L'ho visto al Festival di Venezia e poi ho deliberatamente scelto di non vederlo più, perché sto tutto fatto molto in fretta e penso di avere bisogno di un po' di distacco prima di rivederlo interamente e comprendere il film che ho fatto. Però io anche nel cinema che amo mi rendo conto che sono molto più spesso affascinato da una suggestione, da un'atmosfera,
da un dettaglio, da un personaggio, da una musica, da una scena, piuttosto che da tutto un racconto. Invece quando vuoi mantenere un pubblico per 90 minuti o per un'ora, bisogna anche di avere uno sviluppo organico, una drammaturgia abbastanza accurata per poter coinvolgere un pubblico per 90 minuti. Io credo di... forse è questa la cosa, che un cortometraggio può vivere su una suggestione e su un impianto drammaturgico molto minimale. Sul lungometraggio bisogna di rilanciare. Ora io chiaramente non mi sono piegato, l'avete visto, non è questione di piegarsi, però non ho neanche provato ad entrare in alcune dinamiche di scrittura complessa di primo atto, secondo atto, terzo atto e via, fabulare il pubblico con un thrill. Ho provato però ad avere dei plot point, dei momenti chiave per provare a tenere il pubblico, anche se poi in realtà tutto quanto per me è un pretesto per poter raccontare l'umanità di questi personaggi e alcune atmosfere che spero possano rimanere col pubblico, nonostante appunto perché mi interessa meno poi la scansione degli eventi rispetto al resto. In un cortometraggio non è questo problema perché basta avere due appunto plot point e te la cavi su 15 minuti. Questo film diciamo che ha anche dei momenti leggeri, insomma, è una scelta evidente la tua. E poi si apre con una scena calcistica che insomma chi ama il calcio conosce bene, che è il famoso gol rifilata da Cassano all'Inter. Tu sei interista, ho scoperto che insomma ti ha fatto anche un po' male, allora immagino. Sta di fatto che il calcio poi rientra e se ne parla di nuovo a un certo punto del tuo film, come se fosse veramente uno strumento che permette, almeno dal mio punto di vista, di scostarsi leggermente dalla realtà. Tu dici che a un certo punto, dopo quel gol di Cassano, il Varese non si poneva più il problema se la neve sarebbe caduta, ci sarebbe stata di nuovo o meno. Insomma, questa cosa secondo me ha un significato importante nel film. Sei d'accordo? In realtà, nella scrittura della sceneggiatura, per due volte ho trovato il calcio come risposta a un bisogno o a un desiderio che avevo. Nel senso che nell'inizio del film quello che mi piaceva fare ed è parzialmente una citazione di un film che si chiama Oslo 31 agosto, di un regista che si chiama Joachim Trier, che è questo film bellissimo che vi consiglio, finché ha luogo a Oslo, tutta la storia è andata a Oslo, e nei primi 2-3 minuti del film, peraltro era una clip che si trova anche su YouTube, basta mettere Oslo 31 agosto opening scene, vale veramente la pena perché questo regista decide di raccontare in qualche maniera l'anima di questa città. C'è la memoria emotiva della città con delle voci di diverse persone che raccontano un proprio ricordo legato a questa città. Qualcuno ricorda sua madre che lo portava al mercatino, qualcuno ricorda le Olimpiadi di Lillehammer che era vicino, qualcuno ricorda il crollo di un palazzo nel centro della città. Sono tutte suggestioni che però contribuiscono tramite voci diverse, tramite materiali d'archivio a creare un'anima di questa città. La città non verrà più citata esplicitamente nel film, ci saranno dei personaggi che agiranno nella città, si incroceranno, però in qualche maniera si percepisce, e quando vedi le facciate di un palazzo è come se questa facciata avesse un'anima grazie a questo racconto introduttivo. Io ho provato a fare la stessa cosa rispetto a Bari, per cui io ho ricercato un po' sulle possibili cose che avevano veramente... era un ricordo importante per i baresi, e ahimè l'interista, una delle cose che è stata un elemento unificante per Bari, il momento in cui Bari Vecchia stava cambiando, era che un ragazzino di Bari Vecchia di 17 anni facesse gol all'Inter, per cui ho deciso di usare questa cosa così come la mia ricata. Per cui il calcio, per la mia passione, è venuto in soccorso a questa necessità di sceneggiatura, così come volevo raccontare in qualche maniera il crollo del comunismo. Lo racconto a un certo punto in una scena quando si parla di cooperative, una scena sulla paura della collettivizzazione, cioè dopo che è caduto il regime comunista, e questa è una cosa vera che ho visto andando a visitare i paesi del Banat, cioè i contadini rumeni che fino a prima tutto era collettivizzato, da quando sono stati liberi avevano l'orrore di condividere qualcosa, per cui a un certo punto prima condividevano un trattore che bastava
per arare per i campi tutti quanti. Poi appena è crollato il regime, ognuno aveva il proprio trattore, ma non avevano i soldi per metterci la benzina. Cioè era un paradosso. Però a parte questa cosa, volevo connotare ancora la caduta del regime, e ho pensato, siamo miei sceneggiatori, abbiamo trovato questo aneddoto sul portiere dello Steaua Bucarest. Infatti volevo domandarti perché... Questo per appassionati di calcio è un altro video di YouTube, comunque in qualche maniera YouTube può essere la nostra memoria collettiva in qualche maniera. C'è questo portiere che para 4 rigori, uno dopo l'altro, in una finale di Coppa dei Campioni, si chiama Helmut Duca da me, 84. Contro il Barcellona. Sì, diciamo. Contro il Barcellona. Questo è un fatto vero. Poi c'è un giornalista francese che ha scritto un libro in cui teorizza tutto ciò che ho messo nel film, però mi sembrava una maniera abbastanza interessante di parlare della violenza del regime senza parlare direttamente di Ceausescu, e per parlare di un personaggio, e questo per me è importante, che è Dognon, l'uomo con la barba bianca, che in un film in cui nessuno più o meno sa più da dove viene e dove va, e sono completamente spaesati e perduti, è una persona che sa esattamente invece chi è, da dove viene, cosa va, cosa vuole fare, e quanto è forte legame alla sua terra e quanto nulla possa in qualche maniera distogliere dal fatto di essere un contadino. Peraltro il suo nome, non so se è casuale, insomma il nome di Iliescu, che di fatto diventerà presidente della Romania dopo la caduta di Ceausescu, non so se è casuale. Questo è casuale. Se è una scelta casuale. Questo è casuale. Ok, io approfondendo proprio questa cosa. Mi piace sempre quando i critici pensano che tu sia molto più intelligente di quanto realmente sei. No, ma lingua delle critiche è bellissimo, perché io la prima volta che faccio lungo, la prima volta che questi tanti critici che posano la loro attenzione sul mio film, e leggo delle cose che mi fanno passare come una persona intelligentissima, però non so. Il regista ha studiato, ma molto altre domande intelligentissime. No, una cosa invece che continuo ad avere notato io, quindi poi mi puoi dire che non è così, insomma. Il fatto che appunto Gabriellini, il protagonista, si sposti e vada in Romania, tu inserisci tutta una serie di elementi che danno l'impressione che in realtà il luogo in cui si trova non sia troppo diverso, granché diverso da dove era. Anche i volti delle persone, colleghe di Clara, insomma, sono molto simili ai volti dei contadini che lavorano insieme a lui. Questo vale anche per la cosiddetta ricerca del mare, che poi vedremo alla fine, che è un elemento di Bari inevitabile e che è come un elemento che permette ai due di ritrovarsi laddove erano. È una cosa voluta o una sensazione che io ho trovato? Allora, la cosa sulla quale concordo con te è il fatto che, e questa fu una domanda che mi fece una delle prime proiezioni del film e la trovai molto, molto acuta, lo spaesamento dei personaggi non comincia in Romania. I personaggi sono spaesati già in quel di Bari e sono perfettamente d'accordo con te, fin dall'inizio i personaggi sono perduti, tant'è che ho deciso di filmare una Bari con qualche inserto della piazza belle, di Bari vecchia, che riporti un calore mediterraneo, con una forte presenza del mare da porre in contraddizione col mare finale, che è un mare molto diverso, molto più freddo chiaramente nel Mediterraneo. Però una Bari che comunque con dei passaggi ferroviari, con delle luci sfocate, una Bari abbastanza anonima, perché comunque loro sono di passaggio anche a Bari. Non avrei mai pensato di... cioè Gabriellini è chiaro che non viene da Bari con quella parlata livornese, è come se fosse un altro passaggio. In realtà quello che per me è molto importante, ed è una cosa che insomma non pretendo che lo spettatore, anzi credo che sarebbe sbagliato che lo spettatore colga intellettualmente guardando il film, però è un sostrato che spero che rimanga nella sulle dinamiche umane. Nel senso che a Bari, in una scena di licenziamento, anche questa non è una citazione, ma è una cosa che ho scoperto dopo e che ho comunicato alle comparse. C'è una foto molto bella della scuola del Nouveau Roman, in cui ci sono tutti questi scrittori, una foto a Parigi abbastanza storica, fatta da Dondero peraltro, e tutti, sono una decina di scrittori, c'è Beckett, ci sono, e nessuno guarda un altro, nessuno guarda nella stessa direzione. È un'immagine in cui vedi tanti grandi autori che sono insieme ma anche separati. Nella scena del licenziamento è esattamente così. Sono tutte persone sole. C'è una persona che va ad abbracciare Clara, però è un rapporto massimo a due, non c'è mai una collettività in Italia. Clara è spesso da sola.
trova l'amicizia nel personaggio di Ernie Stost, ma è una cosa. Invece in Romania i personaggi sono sempre insieme, fanno la festa insieme, quando c'è l'incendio sono insieme, quando c'è da festeggiare perché ripartirà l'attività dei campi sono insieme. E questa è una cosa che invece è lì che volevo sottolineare una differenza, ed è una differenza in qualche maniera non è solo tra Italia e la Romania, anche tra una civiltà, chiaramente un film che racconta il passaggio attraverso l'Adriatico e i Balcani e una distinzione tra il Mediterraneo e quel paesaggio, però è anche una distinzione tra la società cittadina e la società rurale, dove la società rurale ritrova una coesione che mi sembra che ogni tanto manchi invece nella società cittadina. A un certo punto, anzi per un lungo tratto del film, tu adopi un espediente narrativo curioso, cioè fai di fatto avere uno scambio epistolare tra i due personaggi che è quasi intenzionale, perché loro ancora non si conoscono, perché si conosceranno a fondo quando lei decide di andare in Romania, quindi è come se si raccontassero le lettere che si spedirebbero se si conoscessero fino a fondo. L'ho trovato una cosa molto, molto interessante, molto carina. Ti chiedo se è veramente soltanto un espediente oppure se l'hai ragionata perché volevi che avesse questo effetto. Io per molti anni sono stato un dogmatico quasi contro la voce fuori campo. Poi ho girato un cortometraggio su un'isola sperduta nell'Atlantico, nel quale i miei attori non imparavano i dialoghi di memoria, non volevano. Ho provato in ogni modo, e tu sei stato obbligato a usare una voce fuori campo. E mi sono reso conto della potenzialità della voce fuori campo, poi anche analizzando con un po' più di distanza, provando a rompere il mio dogma, ho pensato che quando si parla di voce fuori campo si parla anche di quello che fanno un sacco gli autori, che immagino anche gli spettatori dei film del postmodernissimo, cioè la Kawase, Wong Kar-wai, Gomez, Malik, tutti, cioè ci sono un sacco di autori enormi che fanno la voce per il campo, per cui ho rotto un po' questo tabù, e questa cosa mi ha permesso, anche ancora una volta nella drammaturgia, nella funzionalità del racconto, mi sembrava interessante concentrare il tempo della narrazione, evitare la retorica di alcuni dialoghi e presentare allo stesso tempo gli spazi, che per me è un concetto chiaro in questo film, che gli spazi che i personaggi abitavano e dei pensieri dei personaggi. La forma epistolare mi sembrava quella che poteva appunto mettere insieme delle immagini che raccontavano la loro quotidianità con dei pensieri che avrebbero potuto essere meno macchinosi di quelli spesso dei dialoghi che sarei stato in grado di scrivere. Tu fai un'altra cosa che secondo me è fantastica nel film, e cioè anticipi spesso con l'immagine, prima delle parole, un piccolo grande colpo di scena. Ad esempio, la gravidanza di Clara. Noi la capiamo perché lei si denuda, ma non c'è stata nessuna bisaglia, niente che ce l'ha fatto capire prima. E questo accade anche in altri momenti, in maniera più o meno importante. Io l'ho trovata una cosa bellissima, non so se tutti l'hanno notata o se solo io, perché sono un maniero. Però anche in questo caso ti chiedo, è veramente un tuo istinto naturale quello di voler raccontare una storia talmente, averla talmente chiara con le immagini, che magari spesso le parole possono essere anche, possono arrivare anche dopo? Io sono un giovane regista, mi sento veramente in evoluzione. Io sento faccio sempre più fatica quando devo girare i dialoghi. Penso che sia anche forse, non so, io capirò cos'è questo film tra un po' di tempo, forse uno dei limiti di questo film. Se potessi girare dei film senza dialoghi, ho una grande fiducia in quello che un'immagine può raccontare. Tranne in alcuni casi, tranne per quelle volte in cui posso mostrare senza dire, mi piace fare così. Per quanto riguarda la gravidanza, ve lo racconto perché credo sia un aneddoto abbastanza interessante che fa capire poi la macchina che sta dietro al film. Non esiste nessuna copia della sceneggiatura stampata nella quale l'attrice è incinta, perché io ho chiesto a Elena Radonjić di fare questo film,
erano a Palermo, mi ricordo ancora, ci eravamo incontrati un paio di volte, non ero convinto di chi volesse, eccetera. E Leonardo Danicic mi ha detto, sì, voglio farlo, poi è scoppiata a piangere, poi è andato in bagno a vomitare. E io ho detto, ma Elena, sei sicura? Sì, lui, io una cosa, perché sei incinta. L'ho detto al suo compagno e basta. Però col cinema si possono nascondere un sacco di cose, per cui noi potevamo tranquillamente avere dei vestiti leggermente più larghi, inquadrarla un pochino più da dietro, incluso nella scena di sesso. Però mentre facevamo le prove costumi a Roma, io ho visto Elena seminuda davanti a me con questa cosa meravigliosa che è la pancia di una donna incinta di 5 mesi. E ho pensato che sarebbe stato folle avere un'attrice incinta durante le riprese e non provare a cogliere questo momento. Per cui di fretta e furia, con la disperazione dei produttori, non solo perché l'attrice era incinta, per cui le assicurazioni non volevano assicurare il film, eccetera, ma anche perché sembrava impossibile fare un cambio così importante a una settimana dall'inizio delle riprese, mentre viaggiavamo come dei pazzi tra la Macedonia e la Grecia, che abbiamo girato in 5 nazioni diverse. Cioè, intanto c'è un interno che è la Romania e l'esterno è girato in Macedonia, cioè è una follia. In aereo scrivevo una sceneggiatura possibile, e in realtà era una sceneggiatura alternativa, nel senso che io posso tornare in sala di montaggio stasera, togliere due dialoghi e due inquadrature, e lei non è incinta. Magia del cinema. E invece mi sono reso conto subito in montaggio che era una cosa che aggiungeva molto di più al senso di spesamento e dava molto ai personaggi. Nel senso che una delle critiche che questo film ha ricevuto, devo dire che sono abbastanza contento in generale delle critiche ed è per questo che ne parlo in maniera così rilassata, però una delle critiche che mi ha... l'unica volta che mi ha fatto veramente... mi sono veramente incazzato durante un dibattito, era anche un po' a Ticcio, era ad Ancona, mi ricordo ancora, una signora gentilissima, mi ha detto, ma il suo film è un po' grigio. E io ero un po' così ubriaco, e ho detto, questo film ha un sacco di difetti, possiamo elencarli, ma secondo me sicuramente è oggettivamente grigio, cioè io ho lavorato sulla desaturazione, ho lavorato su dei paesaggi grigi, ho lavorato su... Però con tutti i film stati fatti in Italia, sul precariato, in cui delle persone italiane, giovani, belli, avevano le rughe negli occhiali e la vita era finita a 20 anni, ho fatto un film in cui un ragazzo con grande entusiasmo, ora un uomo di 40 anni, mette le poche cose che ha su una Volvo e attraversa con entusiasmo il traffico dei Balcani ed è pronto a qualsiasi cosa pur di far vivere questa azienda agricola e accetta una donna incinta. Una donna incinta di un altro uomo prende il coraggio di andare con lui. Secondo me è un film chiaro che delle tonalità grigie, ma estremamente ottimista sul fatto che comunque sia sono due persone in salute, con una voglia di vivere, con delle possibilità e con l'energia di crearsi delle possibilità. Per cui mi ero molto arrabbiato e poi mi sono scusato con questa povera signora perché ho anche un po' smoccolato, cosa che non fa parte della mia persona. Questa poverina. Comunque. Poi c'è Capotto Rosso. Capotto Rosso, a metà delle riprese, ho avuto una crisi completa col Capotto Rosso. Perché mi sembrava una cosa un po' da Amélie Poulain, non so se vi ricordate. Per cui ho detto, come facciamo? Però mi hanno detto altre leggi del cinema che nella fase di correzione del colore, che è la fase che avremmo potuto cambiare il colore di questo cappotto. Cioè potevo farlo verde, blu, invece è bello. Ho capito che in fondo non mi disturbava così tanto, però mentre fai un film è un sacco di piccole nevrosi, questo non solo io, ne ho parlato con un sacco di colleghi, io forse anche meno di altri. C'ho altre nevrosi, ma non mentre faccio il film. E questo cappotto mi faceva impazzire, non potevo più vederlo. Dicevo, no, hai fatto una cazzata incredibile il cappotto. E invece poi alla fine non disturba, a me no, non mi disturba più. Non so se disturba il pubblico. Bellissimo. Meno male, grazie. E rimanendo insomma allo stile di presa, tu in molti momenti invece dai l'impressione di volere che la telecamera resti un pochino distante, crei queste situazioni quasi da pittura, da quadro, in cui i personaggi che si muovono sono l'elemento dinamico di un momento statico. Anche questa è una scelta raffinata. Sì, guarda, se avessi potuto,
solo che il titolo era Ritorno sulla diatriba sul titolo. Il titolo che avrei voluto dare a questo film, se avessi potuto farlo, era già il titolo di un film di Carlo Mazzacurati. Sarebbe stato La giusta distanza. Se qualcuno di voi ha visto questo film, molto, molto interessante, perché mi sembrava perfetto, perché mi racconta della distanza rispetto alle proprie radici, della distanza tra i personaggi, della distanza. E poi un lavoro che abbiamo fatto in maniera molto pensata col direttore della fotografia, sul fatto di lavorare su questo concetto di spaesamento, provando a isolare i personaggi con delle focali corte e dei paesaggi molto ampi, però il rischio di essere molto freddo. Questa peraltro è una critica che il film ha ricevuto, io è una delle critiche che accetto, nel senso che il rischio di stare un po' troppo lontani dai personaggi. Però per compensare questa cosa abbiamo provato in alcune altre scene, come la scena di sesso, come la scena in cui lei canta, ad essere molto vicini. Sì. Cioè, per cui avere questo, essere molto vicini alle loro pelle, al loro corpo, alle loro respirazioni, ai loro pensieri, con le voci fuori campo, e ogni tanto essere molto distanti. È chiaro che è un equilibrio difficile, e qualcuno ha percepito il risultato come molto giusto, qualcuno è rimasto un po' esterno rispetto al film. Questa è una critica che ho ricevuto e che accetto. Dicevi poco fa del set in cui hai girato, il trabari, insomma, non è solo la Romania, ma sono anche molti paesi. Ti chiedo come mai, insomma. Beh, questa è una cosa meno artistica che pratica. Noi abbiamo fatto questo film con un budget un pochino inferiore a 1 milione di euro, che sembra un sacco di soldi, però per fare un film non sono. Poi dipende dalle dinamiche. Però questi film li abbiamo ricevuti dall'Unione Europea, dall'Italia, dalla Regione Puglia, pochi, dalla Macedonia, dalla Romania e dalla Bulgaria. E questi soldi vanno spesi in questi posti, cioè te li davano, ma poi devi spenderli lì. Per cui abbiamo girato il film in 5 settimane, abbiamo cominciato in Romania, poi siamo andati in Bulgaria in macchina, al confine, poi io e gli attori abbiamo incontrato a Bucarest e abbiamo preso un volo che ci ha portato in Macedonia, nel sud della Macedonia. La truppa addirittura ha fatto un viaggio di notte per arrivare in Macedonia, poi siamo passati in Grecia per girare l'inquadratura, per tornare innanzitutto in Puglia e poi per girare l'inquadratura sulla nave, un'altra inquadratura che per me è molto importante, della nave che arriva, e poi abbiamo girato in Puglia. Tutto questo in 5 settimane con una truppa di persone che venivano da 5 paesi diversi. La post-produzione l'abbiamo fatta in Bulgaria e suono, il montaggio l'abbiamo fatto tra Parigi, Roma e la Romania, e la correzione del colore a Roma. È stato un delirio completo, ero io che ero completamente spaesato. Completamente. Mi sono trovato una mattina di agosto in questo hotel nel centro di Sofia, mi sono alzato e sono andato in questo salone grosso così, ed ero da solo a fare colazione con delle marmellatine cattivissime, ed era Ferragosto praticamente, un attimo di era felicità penso alla fine del film, ma anche una sorta di desolazione completa. Però questo film c'ha, insomma, era o così o non si faceva, e sono ben felice di averlo fatto così. Volevo chiederti se relativamente, anzi, al discorso sull'immigrazione, insomma, c'è questo errore nel ragionare sull'immigrazione, per cui si pensa sempre che, almeno in Italia, questa è la vulgata comune, che noi siamo un popolo che deve solo ricevere le persone, no? Non ragioniamo sul fatto che magari siamo migrati 50-60 anni fa allo stesso modo. Allora ti chiedo se quando hai deciso di fare un film del genere avevi in mente anche film precedenti che in qualche modo affrontavano il tema. Mi viene in mente, non lo so, Il cammino della speranza di Gernico, Il nuovo mondo. Se in qualche modo hai attinto o hai ragionato in questo senso. No, in realtà non è l'unica volta in cui mi sono incazzato con la povera signora che ha parlato del film grigio. Un'altra volta mi sono incazzato, ma privatamente, ero da solo, però mi sono arrabbiato molto di più, quando un giornalista ha scritto che con tutte le persone che vengono in Italia, per forza i nostri poveretti devono andare altrove. Nel senso che quando si usa la parola migranti,
in questo momento è chiaro che bisogna fare attenzione. Per questo che io voglio sottolineare che parliamo di personaggi che comunque sia hanno una scelta. Una settimana prima che il film uscisse a Venezia, una donna che si chiamava Paola, mi ricordo, è morta, una donna italiana, è morta nei campi, forse vi ricordate, è morta lavorando sottopagata, per 3 euro all'ora, 2 euro all'ora nei campi in Puglia per cogliere pomodori, credo, insomma. Comunque ci sono situazioni drammatiche anche in Italia, però quello che racconta il mio film sono due, ancora una volta, delle persone che hanno una possibilità di scelta, perché mentre si parla di migranti oggi non si può fare confusione, voglio dire. E per me è chiaro, e questa è una cosa statistica, non è la mia opinione, che gli italiani sono storicamente un popolo di migranti. In Francia ci sono, ci chiamavano carbonara, macaroni, in Belgio, sono presentato il film in questo posto incredibile, al confine della realtà con Lussemburgo, dove c'è un festival di cinema italiano meraviglioso, perché l'80% della popolazione era di minatori italiani, che hanno fatto un piccolo festival bellissimo di cinema italiano, che rimane, insomma, Crealese, di cui parlavi, ha raccontato benissimo l'immigrazione negli Stati Uniti. E dal 2008, statisticamente, gli italiani hanno ricominciato a migrare. Non avevo dei riferimenti precisi in questo senso. Io penso che un lavoro bellissimo che è stato fatto sull'immigrazione, quello di Crealese, appunto. Non so se avete visto Nuovo Mondo, che è un film bellissimo, secondo me interessantissimo, una ricostruzione storica molto, molto interessante, con un senso dello humor, con un senso visionario, con un senso della musica bellissimo, con questa scena che per me è una delle scene più belle che ho visto, questa donna siciliana che arriva a Staten Island, dove era, sì. E si fa la prima doccia della propria vita, e vede l'acqua che scende, ed è nuda, ed è affascinata dal fatto di vedere l'acqua che scende, anzi di mettersi addosso una bacinella, e poi ha usato questo cortocircuito bellissimo che era l'affiche di, come si chiama, il film che ha fatto dopo, in cui si vedevano tutte queste persone buttarsi da una nave, ma non erano migranti disperati, ma erano quelli che facevano la festa sulla barca di Beppe Fiorello. Lui è uno che ha trattato la migrazione, insomma, in maniera molto, molto interessante, però non avevo un riferimento preciso. A un certo punto qualcuno mi ha detto se stavo facendo una cosa tipo Benvenuti al Sud. Oh mamma mia. Ah. E ho detto, allora chiamiamo il tempo delle mele e poi avrete voi. Alleggeriamo un pochino. C'è Piera degli Esposti, non possiamo non citarla, per quanto mi riguarda. Lei fa un personaggio divertentissimo e a un certo punto cita questo ingegnere Pergolizzi, insomma, che ha distrutto la sua storia d'amore in 2 minuti. Lei è un elemento strano all'interno del film, perché è veramente quello che porta l'umorismo, alleggerisce, però poi fa un discorso a quel punto molto profondo, molto, molto significativo. L'ingegnere Pergolizzi, purtroppo, spero di non rovinarvi la serata, è una storia vera. Ecco. È una storia vera che è successa alla nonna di un mio amico, che tra l'altro io poi gli ho detto vagamente che l'avrei messo in un film, e poi l'ho invitato una sera a cena e gli fatto vedere Piera degli Esposti che recitava il monologo, che io una sera a cena da lui raccontò questa cosa che era accaduta a sua nonna. E io, dopo 2 giorni, l'avevo messa nella sceneggiatura, perché ovviamente la trovo straordinaria questa cosa, perché è tutto. Cioè, fa ridere, è drammatica, e mi sembrava veramente che fosse perfetta con il personaggio e con... E questo, beh, Piera degli Esposti più in generale, è stato abbastanza incredibile lavorare con lei, perché è una precisione, mi ha tenuto la notte a parlare di questa piccola parola, cioè più un'attrice brava e più aveva l'esigenza di lavorare in singolo dettaglio per poter dare una performance. Io purtroppo ho dovuto tagliare il montaggio alcune piccole parti, perché un montaggio funziona così, eccetera, e questo mi ha fatto un po' arrabbiare, però è stato bellissimo, bellissimo lavorare con lei. Da Piera degli Esposti a Rosanna Fratello, te lo devo domandare, perché ho notato che certo cinema... La conoscevate questa canzone? Sì. La conoscevate? Ma questa è c'è un locale di Milano, a parte che qui c'è una fiche bellissima che ho visto di Sacco e Vanzetti, che è un film incredibile,
di Giuliano Montaldo, dove Rosanna Cantello recitava. Ah, e quando ci hanno intervistato a Hollywood Party a Venezia, hanno fatto... Io, con noi è venuta Rosanna Fratello a Venezia, divertente, e hanno fatto l'incontro con Giuliano Montaldo, riprende a non so quanti anni dall'uscita di Sacri Fanzetti, per cui ero orgoglioso che il mio filmetto portasse a questo incontro bellissimo per loro due. Io sono un grande fan del io andavo in una discoteca camminante che si chiamava Plastic quando ero giovane, e c'era una serata con tutte queste canzoni di Rosanna Fratello, di Marcella Bella, di Loretta Goggi. Mi divertivo come un pazzo, mi piacciono molto queste canzoni. Mi sembrava interessante nel film che a un certo punto ci fosse allo stesso tempo una dedica d'amore, una dichiarazione d'amore che non passasse per la retorica delle parole che mi sto dentro, o meglio per le parole di una canzone che sono meno da una parte, e dall'altra parte un elemento di grandissimo spaesamento, nel senso che in quel momento, con la neve fuori, in quel piccolo garage nel mezzo delle campagne rumene, questi due personaggi che sono così lontani dalla loro casa ritrovano un'unione su un qualcosa che è tipicamente italiano, tipicamente degli anni 80, è come un piccolo segreto. Io vivo a Parigi da 13 anni e per tanti anni ho provato a evitare di stare con gli italiani perché volevo vivere un'esperienza diversa. Adesso ho degli amici carissimi italiani ed è bellissimo quando sei in un luogo del quale parliamo tutti la lingua, però comunque sia non è il luogo in cui sei cresciuto, poter parlare delle girelle notte o della sigla dell'uomo tigre o di quel giocatore dell'Inter degli anni 80 che si chiama Adriano Piraccini, cioè delle cose che dici ma no, e ti collegano in un attimo, capisci? No, ed è bello che cadesse lì tra di loro. No, è una tendenza che noto in questi giovani autori, almeno quest'anno, l'ha fatto anche Manetti in Gigolo Bonzo, ma insomma non sono una signora, una nozione da poco. È una cosa che ho notato, quindi insomma c'è questa necessità evidentemente di... Gigolo è molto bello, però quella scena si deve fare meglio, secondo me. Ok. Ti faccio un'ultima domanda, poi magari coinvolgiamo il pubblico, ed è che riguarda l'ultimo inquadratura del tuo film. Questa apertura, insomma, il mare da sempre trasmette questo, ma in qualche modo il film si chiude con aprendosi, cioè non ci dice esattamente cosa accadrà, giustamente. Però questa scelta tua vuol proprio significare questo? Torneranno, non torneranno, tornerà soltanto lei? Io sono un discreto cinefilo, ho molto sofferto a far finire un film davanti al mare, perché mi rendo conto che non è una soluzione originalissima. Ci sono moltissimi film dai 400 colpi qua che finiscono davanti al mare e avrei anche evitato. Però in questo caso, partendo dal Mediterraneo e raccontando questa storia, mi sembrava molto interessante che finisse lì. È un finale, sono due cose che in realtà ho fatto in tutti i miei film, e non l'ho fatto in maniera consapevole perché voglio spiegare la vita, ma perché scrivi un film, sei portato anche delle emozioni, e poi quando riguardi i tuoi film dopo, o quando te lo fanno notare, capisci delle cose. E sono due. Una è che i finali sono aperti in ogni mio cortometraggio, in ogni mia cosa, perché io mi rendo conto che a un certo punto amo accompagnare i personaggi per un po' di tempo, e poi difficilmente ho delle risposte, nel senso che a maggior ragione si parla dell'amore. Non so, io parlo con i miei amici delle loro storie, di quelle mie storie, ma non so, mi sembra difficilissimo spiegare. Io non so come finisce la storia tra loro due. Ogni tanto mi dicono sì, dai, però la gente mi aspetta fuori dal cinema e dice sì, ma poi alla fine lei torna, no? Oppure bastando lì. Io non lo so, non è che ho voluto fare l'autore, per cui lo so, ma non ve lo dico, perché io proprio non lo so. Cioè, non lo so perché è una storia d'amore, perché non giuro che non saprei come continuare il film. E mi rendo conto che ho fatto la stessa cosa in tutti i miei film. E la cosa di cui mi sono reso conto facendo un montaggio di alcuni miei film è che in ogni mio film, negli ultimi 5 praticamente, forse negli ultimi 6, questo mio pudore in qualche maniera nei confronti di quello che accadrà dopo, lo spazio che ho raccontato, il tempo che ho raccontato, si manifesta o in un allontanamento del personaggio dalla macchina da presa, o dall'allontanamento della macchina da presa del personaggio.
E non è una cosa che ho costruito e devo fare così perché voglio creare uno stile. È una cosa che mi è venuta istintivamente. Scrivendo l'ultima scena è successo così, non vi annoio citandoli tutti i miei film, però è sempre stato così. E mi pare che sia una cosa che è nata veramente spontaneamente, intellettualmente, però credo che sia una mia maniera di vedere il cinema, che non sento di avere né l'intelligenza né di offrire delle risposte. Mi piace fare un affresco di una situazione, di un personaggio, e poi di lasciarlo libero, di continuare a vivere, di lasciare libere le persone che hanno vissuto, spero, l'emozione del film, di darsi una risposta o di volere immaginare quello che accadrà. Qualche domanda? Nessuno? Ecco, prego. Una considerazione, domanda. Mi ha colpito molto, cioè almeno io ho percepito anche un personaggio che è l'ambiente. Uno stile narrativo in cui questo ambiente è come se stesse a guardare, è come se avesse una consistenza che risuona le vicende dei personaggi. Io vivo in un posto in cui la natura a volte mi dà l'impressione che mi stia guardando a pochi chilometri da qui, e in questo tuo film ho avuto questa sensazione che la natura, l'ambiente, stesse a guardare, come se avesse il pudore di non poter condizionare i personaggi. E quindi volevo chiederti se questa percezione è proprio un delirio o in qualche modo c'è. E la seconda considerazione è che alla fine nel personaggio di Piana degli Esposti, quando racconta appunto di Pergolisi, è come se si rimettesse una certa giustizia tra due generazioni. Una, quella del posto fisso, del matrimonio, in cui dall'esterno si percepisce anche la sicurezza, come se nulla di male ti potesse accadere, e alla fine invece di una tragedia, perché tu magari per tutta la vita hai pensato di essere amata e quello ti tira fuori appunto Pergolisi, quindi proprio un dramma. Poi e dall'altra invece c'è questa assoluta questo smarrimento, no? Questa l'hai chiamata adesso con un termine molto più appropriato, che in questo momento non ricordo. Spaesamento. Esatto. Questo mi piace spaesamento, perché è lo spaesamento che ti legittima nell'andare negli altri paesi. E quindi mi piace molto questa parola. E lì, in questo spaesamento, in realtà alcune ancore autentiche e coraggiose, in realtà mi sono arrivate. E quindi ho trovato che si fosse rimessa una bilancia di dialogo con un invito, io mi sento invitata, veramente a dirmi la verità. Perché credo che nel dirmi la verità posso trovare un nutrimento di senso, dinamico ovviamente, ma diciamo preferibilmente teorico. Questo, ecco, mi sento di dire. Allora, c'è un dialogo anche tra le sue domande, nel senso che sulla prima questione abbiamo molto riflettuto sul io credo infinitamente, e anche nei miei riferimenti cinematografici preferiti, insomma, credo veramente che il filmare un personaggio in relazione a un'architettura o un paesaggio possa raccontare qualcosa dello stato d'animo di quel personaggio, o per partecipazione al paesaggio, o giustamente per indifferenza di quel personaggio. Peraltro a cena abbiamo parlato di Terrence Malick, un personaggio che è un regista che per me
che fa vivere i suoi film di questa cosa in qualche maniera, della relazione tra i personaggi e le architetture, o tra i personaggi e i paesaggi. Io insomma, ne parlo con molta umiltà, però amo il cinema e mi rendo conto che sono dei registi che ti entrano dentro. E sicuramente c'era questo tentativo, anche per il mio orrore per la retorica delle parole, nella vita come nel cinema a volte, di avere l'ambizione di provare a raccontare le cose in questo modo e di lasciarmi portare per alcune cose che ho osservato o che ho ricercato. Quello che racconta, quello che invece dice sul rispetto al rapporto col monologo di Ginevra Pergolizzi e tra la signora Nitti e Clara, è un qualcosa che non ho ponderato. Però mi identifico molto in quello che dice. È veramente interessante scrivere una sceneggiatura, perché è un'architettura, muovi delle cose, sposti una scena, sposti una frase, ti crolla tutto, devi rimetterla a posto, eccetera. Secondo me, quando lavori con un certo tipo di sincerità e di amore per i tuoi personaggi, si creano dei significati dopo. Io trovo molto bello quello che le dice e mi piace molto che state percepito così, e probabilmente in un prossimo dibattito mi vanterò di queste associazioni, di quelle parti. Però non l'ho fatto, non l'ho... Era da qualche parte del cuore. Sì, il momento più bello, secondo me, in cui si fa un film, questo lo dico da regista, almeno questa è la mia sensazione, tanti colleghi hanno un'opinione diversa, è il momento in cui tu sai che il film si farà. Perché tu scrivi tanti progetti, tante idee, tante cose. Poi a un certo punto dicono, ok, si fa. In quel momento, e per me è una cosa magica, è come se tutta la realtà intorno a te cospirasse affinché i tuoi personaggi, i tuoi paesaggi, tu trovi un significato più profondo. Perché tu sei in un bar con un amico e gli stai raccontando il film e mettono quella musica lì. Oppure c'è una vetrina e ci sono due persone che passano allineate in un modo tale che ti fa pensare che vuoi... Oppure sei in metropolitana e noti... Insomma, tutto intorno a te cospira in quella direzione. E secondo me, se sei all'ascolto, c'è così tanto, cioè 90 minuti con delle persone generose che ti danno un ascolto, si possono raccontare così tante cose attraverso un elemento della scenografia, una musica, un dialogo, un paesaggio, che insomma, che se ti lasci trasportare, tanti significati arrivano, e a me fa molto piacere che lei arrivi queste cose. Poi ci sono anche tante, ancora una volta, tante cose che mancano, tante, però mi piace quando un personaggio si anima attraverso qualcosa che non ho deciso io, perché forse vuol dire che quello che c'era attorno era... poteva portare lì, ecco. Qualcun altro? No. Allora io chiudo dicendoti che, a dispetto di chi ha detto, ha parlato di film che rigetto, quant'altro, tu in realtà hai fatto un film, hai raccontato una grande storia d'amore che veramente... non ha avuto bisogno di sovrastrutture, un film che veramente non si vergogna, non ha nessun pudore, che racconta veramente una storia tra due persone senza aver bisogno di spiegarla. Ed è una cosa abbastanza rara che mi sono tenuto all'ultimo, perché abbiamo parlato di confini, di immigrazione, però in realtà una cosa centrale, evidente nel film, è l'amore, e tu lo racconti in maniera veramente limpida, senza bisogno di troppi chiarimenti. Quindi per questo ti ringrazio, anche e soprattutto per il film, e un applauso. Grazie a voi.